Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. In questo video ti parlerò dei tre modi in cui gli angeli ti fanno capire che ti sono accanto e ti stanno sostenendo e ti stanno guidando per aiutarti appunto a riconoscere la loro presenza. Ok, bene, iniziamo con la prima modalità. La prima modalità avviene quando noi sentiamo che tutto sta andando bene, no, non sappiamo da dove arriva questo senso di pace, questo senso di sicurezza, questo senso di agire in una certa direzione, di avere praticamente la convinzione che tutto andrà per il meglio se agiamo in un determinato modo, oppure magari una situazione molto difficile, quella che noi stiamo affrontando in questo momento, però sentiamo una pace immensa nel nostro cuore e ci sentiamo veramente accompagnati da delle entità luminose, dagli esseri di luce, di amore puro che ci stanno guidando. Sentiamo proprio che non siamo soli. Ebbene, bisogna affidarsi di questo nostro sentire, in quanto il nostro sentire rappresenta la guida divina, il nostro sentire ci guida nella direzione giusta. Quindi gli angeli si manifestano anche attraverso delle sensazioni corporee, fisiche, che noi a qualche livello crediamo sia sì, è la nostra intuizione assolutamente, però loro parlano con noi appunto attraverso il sentire. E quando noi siamo in un momento magari difficilissimo della nostra vita, però abbiamo l'assoluta certezza che andrà tutto per il meglio. Questa è la presenza degli angeli, questa è la presenza divina che noi dobbiamo ascoltare quando ci guidano in una determinata direzione. Perché se non ascoltiamo i segnali, se non ascoltiamo il nostro sentire, rischiamo che poi quella voce interiore, quella spinta interiore diventa sempre più leggera, quasi talmente sottile che potrebbe anche scomparire del tutto. Quindi chi ascolta la sua intuizione, chi fa questo, chi agisce di conseguenza, nel 90% dei casi aumenta le proprie percezioni, le proprie connessioni angeliche, la capacità quindi di interagire anche col regno degli angeli, col regno celeste. Ok, poi una seconda modalità è quella che la maggior parte delle persone conoscono e sono i segni, i segnali che ci vengono dati attraverso il mondo esterno, che possano essere le targhe delle macchine ripetute più volte, ad esempio 222, magari vediamo spesso i numeri tripli o i numeri doppi che stanno a significarci qualcosa. Il 333 rappresenta la completezza. Rappresenta il fatto che i maestri più grandi e più elevati come Gesù, Maria ci stanno vicini, ci stanno proteggendo. Il 222 sta a significare che gli angeli sono con te, che ti stanno guidando nella tua vita. L'888 abbondanza infinita. 777 sei nella direzione dello scopo divino della tua anima. Insomma, questi sono dei messaggi abbastanza importanti che gli angeli vogliono darci attraverso la numerologia. Poi altri segnali potrebbero essere le piume che troviamo per terra, magari in luoghi in cui sarebbe quasi impossibile trovare una piuma. Oppure io ricordo che feci una domanda molto importante sul bene e il male. Diciamo che nel momento stesso in cui ho posto la domanda, ho guardato per caso in terra e ho trovato una piuma che era metà bianca e metà nera, stava a rappresentare il libero arbitrio, quindi la possibilità di scelta, no? Quindi alle volte noi facciamo delle domande interiori al nostro cuore, agli angeli, all'arcangelo Michele, e quindi loro ci rispondono anche con segni immediati, no? Come risposta immediata a quella che è la nostra domanda. Oppure poniamo delle domande nelle nostre preghiere, poi ci arriva la telefonata di un amico, di un'amica o di un conoscente o di qualcuno che comunque ci dà
un messaggio importante in quel momento. Oppure possono essere anche gli animali che ci danno dei attraverso gli animali ci vengono dati dei messaggi, ad esempio degli uccellini, le farfalle. Il nostro animaletto che magari abbaia in un momento specifico che ci vuole dire, un cagnolino ad esempio che abbaia, noi poniamo la domanda, il cagnolino abbaia nel momento in cui tu hai posto la domanda, e magari la risposta è sì, agisci, è questa la risposta che devi seguire, è questa l'azione che devi intraprendere, no? Sono veramente tantissimi segni che possono arrivare, può essere appunto come ho detto prima una telefonata, oppure sentire alla TV o alla radio una frase specifica che è proprio la risposta esatta alla domanda che poniamo, oppure un esempio molto particolare potrebbe essere quello di un video che vediamo che ci appare ripetutamente legato a una persona e magari un invito a guardare quel video, oppure un libro che ci cade davanti, cioè che vediamo ripetutamente e magari dobbiamo leggere quel libro. Insomma, magari un corso che dobbiamo seguire, vediamo sempre quella persona, ci appare quella persona specifica, forse quella persona è la persona giusta che ci può guidare in un determinato percorso. Sono veramente infinite possibilità e gli angeli si manifestano anche attraverso i segni, come ho detto prima. Quindi ho parlato di sentire profondo, di segnali chiari dal mondo esterno e poi c'è il terzo livello, il livello più elevato, ossia la connessione diretta, il sentire la voce interiore che parla, quando gli angeli veramente attraverso la voce interiore ci dicono andrà tutto bene, oppure chiama quella persona, oppure agisci, esci ora, oppure fermati, non andare in questo posto, cioè quella voce che ci dice di agire o di non agire, dobbiamo ascoltare perché tutti abbiamo la capacità innata di seguire le nostre guide, i nostri angeli e gli esseri più luminosi della luce. Naturalmente, per essere puliti in questo, per essere dei canali puliti, per far sì che la nostra guida divina sia allineata alla luce e all'amore, è importante. Io questo lo dico in tutti i miei video, veramente sarete anche stufi per chi mi segue. Purificazione giornaliera con l'Arcangelo Michele, la protezione psichica, la liberazione. Sono determinanti e fondamentali per far sì che la guida divina che riceviamo, siamo certi che possa arrivare o che stia arrivando direttamente, dalle frequenze più elevate in assoluto della luce, quindi da esseri luminosi che vogliono il nostro massimo bene, ok? Alle volte non è esattamente la voce interiore che parla, alle volte possono essere dei brividi nella schiena, gentili, che ci vogliono dire che quella cosa è vera, che quella cosa è da seguire, oppure un forte calore, la presenza dell'Arcangelo Michele, io la percepisco con un grande calore alle mani, sul viso, sulla schiena, su tutto il corpo, e con una grande forza, gentile ma determinato, è molto forte, molto potente, ma anche molto gentile, come ho detto prima. Gli angeli dell'amore, sono veramente esseri gentili, armoniosi, che hanno sempre parole potenzianti, hanno sempre parole di elevazione, di supporto, non parlano mai male delle altre persone, ci dicono sempre la verità. È così, agisci, fermati, non andare. Questa persona non è per te, te lo fanno capire in una maniera dritta, poi però non lo possono fare per più volte, però se noi non ascoltiamo, ripeto, questa voce degli angeli diventa sempre più sottile fino a sparire, perché noi siamo alle volte testardi, il nostro ego si intromette e non ci fidiamo della guida divina, non ci fidiamo degli angeli, non ci fidiamo dell'amore più grande. Naturalmente, se una persona fa un lavoro di purificazione, di protezione, di liberazione giornaliero, ha un canale più pulito, quindi ha come si dice, i sensi più elevati, i sensi più
connessi, sei più in sintonia col regno angelico, sei più in sintonia con l'amore, sei più fuori dall'ego, dal giudizio, dal giudicare i messaggi stessi che gli angeli ci stanno donando per guidarci e per assisterci. Per chi non ha queste sensazioni, per chi non ha questi messaggi, la preghiera, le preghiere di cui ho parlato, la protezione, la liberazione, la purificazione che trovate nel mio sito di connessioneangeliche.com sulle risorse gratuite o qui su YouTube, sul mio canale YouTube, possono aiutarvi ad aprire i canali, in particolare le meditazioni di purificazione dei chakra, però anche la protezione e la liberazione sono determinanti per fare sì che la guida divina sia esatta, sia corretta, sia in allineamento all'amore e soprattutto sia per il vostro massimo bene. Bene, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo nel mio prossimo video. Un abbraccio, a presto, ciao!